Ciao a tutti. Ok, oggi parliamo di occhio dominante. Perché parliamo di occhio dominante? Perché a me capita spesso di incrociare il bersaglio, di incrociare la punta della freccia quando cerco di mirare ovviamente sempre tra virgolette, e non c'ho quest'occhio dominante così dominante. E ahimè, devo allenarlo. E mi sono chiesto, ma come si può allenare l'occhio dominante? E ancora una volta mi è venuto in aiuto altri sport che sono ovviamente più avanti del tiro con l'arco e hanno già avuto questi problemi, come il tiro a segno. E nel tiro a segno da molto tempo ci sono occhiali fatti apposta per allenare l'occhio dominante, o comunque riuscire a tirare ad occhi aperti, perché anche nel tiro a segno si tira ad occhi aperti. E consiglio sempre a tutti ovviamente di tirare anche con l'arco con ambedue gli occhi aperti, ma a questo punto, per poterlo fare, quindi per avere una bella postura rilassata con gli occhi aperti, occorre avere un buon occhio dominante. Per io che sono destro, il mio occhio dominante deve essere quello destro, in modo tale che quando miro solamente l'occhio destro ovviamente prende la mira e indirizzerà la freccia al centro del bersaglio. Come fare per allenare l'occhio dominante? Semplicemente ho acquistato un paio di occhiali di antinfortunistica, occhiali di protezione perfettamente neutri. Siccome noi non abbiamo bisogno di un presidio antinfortunistico a norme antinfortunistiche, lo possiamo tranquillamente comprare dai cinesi 1,50 euro. Con 1,50 euro possiamo tranquillamente allenarci al nostro occhio dominante. Cosa ho fatto a questi occhiali? Beh, intanto tolgo i miei, poi parleremo anche degli occhiali da vista. Le posiziono lì un attimo. Ecco, cosa ho fatto? Ho posizionato sul vetrino da una parte un pezzettino di carta. Un pezzettino di carta che deve essere semitrasparente, perché gli occhi devono restare ambedue aperti, e però precludere l'utilizzo dell'occhio sinistro. Ma contemporaneamente, come vedete, non copre completamente la lente, ma contemporaneamente mi deve permettere di fare lo string o comunque vedere dove metto i piedi senza inciamparmi con un occhio solo, ma mirare ovviamente. Se io chiudo l'occhio destro, non vedo niente con l'occhio sinistro, ma vedo comunque la luce, quindi posso tranquillamente tenere gli occhi aperti e poter mirare. Perché deve essere semitrasparente? Deve essere semitrasparente perché se io strizzo l'occhio o lo copro con qualcosa di nero, gli occhi non sono più sincronizzati, cioè aumenterà anche l'iride, si aprirà di più nell'occhio destro, avremo uno sforzo maggiore comunque nell'occhio destro, anche se lo teniamo aperto, ma con un foglio nero. Invece la luce deve poter penetrare, in modo che tutti e due gli occhi lavorino esattamente nello stesso modo, ma alleniamo l'occhio dominante. Se noi facciamo un po' di sedute di allenamento in questo modo qua, alla fine possiamo tranquillamente togliere gli occhiali e tirare, e avremo acuito l'occhio dominante e sarà ovviamente più dominante. Basta una settimana ogni tanto, io tiro in questo modo qua per una settimana ogni 2-3 mesi e il mio occhio dominante rimane sempre attivo. E vediamo un attimo, vediamo due tiri, dai, col nuovo Smart Riser che a presto sarà in vendita. Ecco, come vedete, in questo modo qua
riesco a tirare acuendo l'occhio dominante. È un ottimo allenamento. Vedete che in questo modo qua, siccome non ho l'occhio completamente coperto, riesco a fare un perfetto string, ma durante il tiro vedo solo con l'occhio destro. È un'ottima idea, provateci, serve tantissimo per poter utilizzare l'occhio dominante. Un'altra cosa che, sempre parlando di occhiali, che mi preme, che io ho risolto molto bene, è per chi ha gli occhiali progressivi. Per chi ha gli occhiali progressivi è un grosso problema. È un grosso problema perché non sempre, anzi quasi mai, se non sono molto costosi, gli occhiali progressivi non hanno un angolo di visione in questo senso. Cioè sono progressivi solamente per vedere da vicino, vedere da lontano, ma con un angolo visivo abbastanza ristretto. Se noi utilizziamo gli occhiali progressivi per tirare in questo modo qua, ovviamente l'angolo di visione mi farà vedere il bersaglio sfocato. Come possiamo risolvere? Beh, possiamo risolvere con ovviamente degli occhiali non progressivi. Però il problema qual è? Per chi come me, dopo una certa età, ha anche una presbiopia senile, quindi non vede minimamente da vicino, oltre che ovviamente ad avere problemi astigmatici e comunque che non mette a fuoco perfettamente dalla distante, c'è un'interessante idea, che è quella di utilizzare degli occhiali, come utilizzo io, utilizzare degli occhiali che sì, mi permettono di vedere e di mettere a fuoco perfettamente da distante, ma mi permettono anche di poter fare un perfetto string. Come? Utilizzando due piccole lunette, quindi non un bifocale. Attenzione, quando andate dal vostro ottico non dovete chiedere dei bifocali classici, quelli per lettura, ma dovete insistere per avere due piccole lunette negli angoli, in questi angoli qua, due piccole lunette per la vostra presbiopia, per poter fare perfettamente lo string e poi tirare tranquillamente e vedere, come vedo io adesso, perfettamente a fuoco il bersaglio. Quindi è un'ottima idea per chi ha gli occhiali progressivi utilizzare occhiali non progressivi, quindi per vedere bene da distante, ma con due piccole lunette. Mi raccomando, due piccole lunette che io le ho posizionate proprio in questi due punti qua, quindi non devono coprire minimamente e poi devono essere molto basse, vedete, cominciano in questa zona qua, proprio una zona minuscola bassa che mi deve servire solo per fare lo string. Io li uso solamente per il tiro con l'arco, quindi non mi servono per leggere, sì, mi servono per scrivere gli score e per quello riesco tranquillamente a farlo. Ovviamente non mi devono coprire questa zona da questa parte e questa zona da quest'altra, ok? Devono essere perfettamente, quindi devono essere molto basse come lunette. E in questo modo riesco a tirare e mettere a fuoco perfettamente il bersaglio. Ok, grazie, alla prossima.